Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati nella terraferma punk. Vediamo di non morire subito dal fuoco dell'Idra e magari se faccio una corsa riesco a infilarmi in quella porta prima di essere carbonizzato. Un creeper? No, non ci posso credere. Ci sono i creeper in questo pack? Non li avevo ancora visti. Almeno, a mia memoria non mi ricordavo di averne visti. Ok, siamo dentro, l'idra non ci ha ammazzati, grazie al cielo. Di qua possiamo scendere, tra l'altro, ma a questo punto io prima di tutto proverei a salire, sperando sempre di non trovare brutte sorprese ad attenderci, ma sembrerebbe di no. E quella, ragazzi, è l'idra. Se non mi riesce a colpire da qua, io provo ad ammazzarla, sapete? A 200.000 punti ferita, ma mi prende come? Mannaggia, mi ha preso. Questi sono nemici che credo bisognerà affrontare dotati di tante frecce e di arco. Perché lo sto cercando di colpire, ma non lo colpisco? Aia. Ok. Direi che non riusciamo ad uccidere questo maledetto essere. Se qualcuno di voi conosce e sa cosa debba io fare per ammazzare l'idra, me lo faccia sapere nei commenti, perché sono molto intenzionato a riprovarci. Probabilmente, immagino, bisogna colpire le teste e non il corpo come stavo cercando di fare io, però è solo una mia supposizione. Se voi avete delle idee più chiare su cosa bisogna fare, vi prego, fatemelo sapere, così la prossima volta piuttosto ci riproviamo. Vediamo di dare un po' di luce a questa stanza buia e vediamo che cosa ci riserva la chest. Un lore book. Vediamo un attimo che cosa mi racconta. Mi racconta niente, è vuoto. Quindi lasciamo perdere. Direi che questa esplorazione è stata interessante. Ho trovato degli altri semi e una zappa, che non ce ne facciamo di nuovo nulla, quindi butto tutto dentro e torniamo a questo punto a casa. Allora, ragazzi, come al solito io vado in giro quando si fa notte. Mi sa che morirò perché non mi lasciano tregua. Ah, ce l'ho fatta. Sono moribondo, però ce l'abbiamo fatta. Ok, direi che mi bevo un po' d'acqua se ce la faccio. Bene. E abbiamo qualcosa da mangiare? Sì, un pomodoro. Ok, sono venuto qua, non curante del fatto che fosse notte, perché visto che l'esplorazione non è andata come speravo, volevo comunque almeno produrre qualcosa in questo episodio e quindi vi faccio vedere un paio di cose. Se noi mettiamo del legno dentro un barile d'acqua e lo chiudiamo, tra 8 ore avremo un barile di tannino che ci servirà per trattare le pelli. In più, con del flux, sempre in un barile d'acqua, noi possiamo fare la lime water, che serve anche quella per il trattamento del pellame. Vediamo un po', prendiamo del flux, non so quanto ce ne servirà, io ne prendo un pochino. Oh no, quelli li odio, sono spawnati dei maledetti. Allora, fatemi buttare subito dentro il barile. Faccio seal, non produce niente. Se ne metto 4, non produce niente lo stesso. Ok, me ne devo andare perché muoio. Muoio, 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 muoio. Devo correre, ragazzi. Devo correre e trovare il modo di aggirarli. Ok, andiamo di corsa a casa, va? Che è meglio. Ho rischiato un po' troppo, devo dire, per i miei gusti. Allora, quindi il flux che avevo non era sufficiente, quindi lo prendo tutto, ne lascio giusto 4 pezzi qua dentro. Andiamo di nuovo ai nostri barili e vediamo se stavolta siamo un po' più fortunati. C'è un ragno giusto qua dietro. Vediamo se riusciamo ad ucciderlo senza che ci veda. Ok,
Ottimo, e ci ha anche dato le sue stringhe. Tante grazie. Oh no, ma è ancora là quel maledetto. Vieni, vieni. Come hai fatto a uscire, mucca? E tu come hai fatto a prendermi, che non hai le braccia? Me la sono vista decisamente brutta. Allora, scusate un secondo, ma devo assolutamente recuperare la mucca che è uscita. Uff, ce l'abbiamo fatta. Non sono ancora morto, per fortuna, anche se io vedo. Aia! No, ecco, ecco chi cavolo era. Picchiarlo con la falce non so se sarà molto produttivo, mi sa di no. C'ho 66 punti ferita, 80 anzi. Ah. Qui siamo al limite proprio, eh. Ok, il flux ce l'abbiamo, vediamo di metterlo dentro. A questo punto provo con 16. Quanto ne devo mettere di flux per trasformare? Ah, adesso mi dice output lime water. Ah, è già diventata lime water. Sì, ok, non so cosa sia successo, ragazzi, non chiedetemelo perché non ne ho idea, ma è diventato lime water al volo. Questo invece è diventato tannino. Ok, quindi abbiamo un barile di lime water e un barile di tannino. Ora vado a casa, non di qua, tutte le volte sbaglio strada. Quel sentiero lì l'avevo fatto magari come tipo per scendere in miniera, ma direi che dovrò chiuderlo perché ogni volta mi sbaglio. Allora, mettendo una medium rawhide nel barile di lime water e chiudendolo, ci darà una medium soaked hide. Ci vanno, non mi ricordo quanto, un paio di ore forse. In più la quest ci chiede di fare, oltre alla medium soaked hide, ci chiede una medium scrapped hide e una medium prepared hide. Ok, ed eccoci qua. Sì. La nostra hide si è trasformata in una soaked hide. Ora che abbiamo la soaked hide, dovremmo, ecco, metterla su un log di legno messo così in orizzontale. Una volta che è messo così, noi possiamo, vedete, adagiarci sopra la pelle e poi con un coltello, che per fortuna abbiamo, possiamo lavorarla. Vedete? Cliccando ogni singola porzione, solo che adesso io sono affamato e quindi vedete gli effetti particellari della fame, che sono fastidiosissimi da vedere. Vediamo se riesco a porvi rimedio. Ecco fatto. Vedete che cliccando su ogni porzione noi la stiamo trasformando? Cambia colore? Ecco, questo è quello che dobbiamo fare per trattare la pelle. Ecco, una volta che l'abbiamo trattata tutta, questa diventa una scrapped hide. Ok? Una scrapped hide, poi messa dentro un barile d'acqua e sigillata, ci darà una medium prepared hide. Una volta che avremo la medium prepared hide, completeremo quest'ultimo passaggio e se non sbaglio, se non ricordo male, quel passaggio ci dovrebbe produrre poi, mettendo quella pelle dentro il barile di tannino, dovrebbe produrci la pelle, quella che ci richiede la quest successiva. Quindi adesso non rimane che aspettare che questo si trasformi in un prepared hide, così potremo completare anche quella quest. Bene ragazzi, ci siamo, abbiamo ottenuto la nostra medium prepared hide. E quindi dovremmo aver concluso anche quella quest. Infatti, una reward bag e un pesce. Claimiamo la ricompensa. Questa ci chiede 3 leather trattate. E se non ricordo male, come vi dicevo, basta mettere nel tannino, vedete? Una pelle lavorata diventano 2 leather. Quindi siamo a posto. Quando questa sarà finita avremo anche già 2 componenti di quella quest lì. Tra l'altro, avendo già degli altri pezzi, forse ce li conta buoni. Mi sono accorto di una cosa strana. Non mi ha dato buona questa quest.
Cioè, io avevo 5 fibre di juta, le avevo perché ho fatto la corda, vedete? Quindi non capisco perché non me l'ha data buona. Io adesso fibre di juta non ne ho più e quindi dovrei mettermi lì e trovare dell'altra juta in giro per ottenerla. Quindi sono molto propenso a se ridarmi le fibre per claimare la ricompensa. E poi buttarle via, vedere se magari c'è stato un bug, un problema nella detection della quest. Allora, ragazzi, io mi sono givato 5 fibre di juta. Vediamo se la quest adesso me la dà buona. Sembrerebbe di sì. E anzi, mi ha dato buone anche quelle successive. Ottimo. Allora, claimiamo un po' di ricompense. Quindi, oltre alla reward bag, qui possiamo scegliere tra diverse cose, ma io direi di scegliere il seme di juta, perché così finalmente possiamo iniziare a piantarci le nostre piante senza dover tutte le volte dipendere da cosa troviamo in giro. La corda l'avevo già creata. Ci fa scegliere tra dell'insalata, della sugarcane o della juta. Indovinate cosa prenderò. E ci fa poi reclamare anche la ricompensa per questa, che il loom e lo spindle già li abbiamo fatti, li abbiamo già visti ormai diversi episodi fa, e possiamo scegliere tra la wool o il wool yarn. Prendo il wool yarn, tanto è indifferente. Allora, qui ci chiede un wool cloth, due silk cloth e due burlap cloth, non ho idea di che cosa siano, quindi dovrò documentarmi. Apriamo a questo punto le due reward bag che abbiamo, vediamo se troviamo qualcosa di buono. Allora, uno stone axe dell'aspen, vabbè, niente di che, e nell'ultima dei limoni. Quindi ragazzi, che dire, se la vita vi dà dei limoni, facciamoci una limonata. Non ce ne possiamo assolutamente fare nulla per il momento, se non... Ah, ok, sono i limoni che siccome l'inventario era pieno... No, non è pieno l'inventario. Ah, ok. Boh. Problemi tecnici evidentemente con i limoni. Raccolgo queste 5 fibre che siccome me le sono givate e non dovrei averle, facciamo così, le buttiamo nel fuoco. Perfetto ragazzi, io quindi per questa volta direi che è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Vado ad ammazzare un paio di minotauri e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!